Beh, sensazioni sicuramente positive. Diciamo che dove siamo adesso è il frutto di, di quello che siamo noi, del lavoro che, che svolgiamo durante la settimana e della forza che noi abbiamo. Diciamo che ci meritiamo questo posto se non qualcosa in più. Beh, guarda sicuramente noi ci siamo prefissati come ormai sappiamo già tutti quello che abbiamo fatto nello spogliatoio dei 45 punti quindi quello è il nostro obiettivo che è il nostro obiettivo per salvarci poi sicuramente una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza quello che viene dopo diciamo che poi ci possiamo levare dei sassolini dalle scarpe. Quindi siamo liberi e possiamo giocare veramente al massimo. Giocare in casa, i nostri, tifosi, i nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, ci danno una spinta, stanno a cantare dal primo al novantesimo minuto e ci danno una grande mano, una grande spinta. Poi sì, con Col Pontedera d'Era è una partita ancora più importante di quella che è stata. La scorsa e quindi diciamo che se riusciamo a centrare i tre punti sarebbe per noi una grandissima vittoria e eh, che ci porterebbe poi ad arrivare a 40 44 eh, quasi quasi salvi sarà una partita molto molto dura come lo sono state tutte noi la cosa che dobbiamo fare è scendere in campo con le nostre idee il nostro gioco e sono sicuro che, che riusciremo a, a portarla a casa Sicuramente non bisogna perdere. Quello è la cosa fondamentale. Però, da quello che si è visto, noi nelle ultime 4, 4 gare abbiamo subito solo, solo un gol al 94. Un autogol che c'è stata una piccola dis, disattenzione, che magari dovevamo fermare l'azione a centrocampo. però si è visto poi come ci si siamo buttati tutti giù a terra, per quanto eravamo nervosi di aver preso quel gol. Quindi, questo ti fa capire che la squadra c'è, la squadra, la squadra non, non vuole subire gol, e vuole andare a portare a casa la vittoria. Da quando sono arrivato. Ho visto subito che era un gran gruppo, un gruppo con delle basi, poi sicuramente con l'apporto anche che con tutti i nuovi giocatori si è, si è fortificato e in campo si è visto. E noi te l'ho detto, dobbiamo prima cercare di raggiungere la salvezza, una volta raggiunta quella poi si può pensare a dopo.